Mister, secondo test stagionale, vittoria per 3-1 contro una squadra importante, comunque seria, tosta. Che sensazione avete da questa amichevole? Ma positive, molto positive. Sì, è stata un'amichevole più o meno perché è stata una partita tirata. Fortunatamente non si è fatto male nessuno, sennò sarebbe stato un peccato. Questo è il primo obiettivo: allenarsi e non farsi male nelle amichevoli e poi ottenere il risultato facendo una buona prestazione e ci siamo riusciti. Di questo ne sono doppiamente soddisfatto. Visto anche particolarmente, tra virgolette, nervoso in campo, no? Forse per qualche falletto di troppo da parte degli avversari. Ma un po' per spingere i ragazzi a cercare di vincere la partita, a spingere fino alla fine, perché poi insomma avevamo la partita in mano e volevo che giocassimo fino alla fine. Un po' perché sicuramente è stata una partita abbastanza maschia, ma meglio così, almeno si entra prima in clima campionato, ecco. Ha schierato la squadra di nuovo con 4-3-3, no? Sarà la base di partenza del nuovo anno. Potrebbe essere l'idea, ecco. Poi come l'anno scorso siamo partiti 4-2-3-1 e ogni tanto abbiamo cambiato a 4-3-3 e quest'anno potrebbe essere inverso, magari partire col 4-3-3 per poi cambiare sistema di gioco in funzione sempre e solo delle qualità dei giocatori. Senta, la domandina su Scamacca la devo rifare, come mai non è stato convocato per la partita? Ma più che non è stato convocato oggi, Gianluca onestamente poteva giocare una ventina di minuti, però abbiamo ritenuto opportuno, visto qualche affaticamento che aveva avuto in settimana, non rischiarlo e nei prossimi giorni almeno rientrerà a pieno regime, perché in questi giorni non si era allenato a pieno regime con la squadra. Beh, Entrerà qui. lunedì o domani hanno giorno libero, e lunedì faremo doppio e Gianluca, se tutto andrà bene, ma mi hanno detto di sì perché oggi ha fatto allenamento a parte, sarà della squadra. Mister, due nuovi arrivi, uno freschissimo, li abbiamo visti in campo, sono veramente molto forte. Ma si riferisce a Tosved, Cristian si è entregato subito, non sa la lingua ma sembra che capisca il volo, è un ragazzo sveglio, ha delle qualità, sono contento che sia arrivato presto perché poi lavorare con i ragazzi stranieri che arrivano da un altro campionato è importante. Lui ci mette del suo perché è un ragazzo che è venuto con grande ambizione, con grande voglia di mostrare, con grandi qualità e oggi ha fatto già una buona prestazione. Per quanto riguarda Alvarez, vabbè, già lo conosciamo perché aveva già giocato la partita precedente con noi dall'inizio della preparazione. Deve crescere, ma già dimostra di avere delle qualità e sicuramente se gli daremo giusto tempo, perché è un 2001 che arriva dall'Uruguay, sicuramente si potrà e ci potremo togliere delle soddisfazioni insieme. Parlato di Desirello, Football News 24. Il gol subito è una delusione oppure ci poteva stare per la partita? Ma oggi onestamente è nato da un nostro errore in fase di disimpegno, avevamo palla noi, quindi onestamente credo che oggi abbiamo difeso un po' meglio rispetto anche alla partita precedente dove non c'era stato grande impegno a livello difensivo. Dobbiamo migliorare e è un motivo in più cercare di limare anche il minimo errore perché poi che sono tempo che non ci hanno praticamente mai attaccato su un cross, è stato bravo Russo a respingere, non si può concedere nulla. Però possiamo migliorare, sicuramente oggi il gol preso è stato un disimpegno sbagliato, quindi questo lo giustifico. Una buona prestazione anche di Frattesi al di là del gol. Quanto peserebbe una sua assenza l'anno prossimo se dovesse partire in questo mercato? Ma sinceramente credo che nessuno come me o comunque credo per primo di aver dimostrato quanta fiducia e quanto creda in Frattesi. Può far solo meglio di quanto ha fatto oggi, sinceramente non sono molto contento di come abbia fatto, ma è comunque un'estate impegnativa per Davide, ha chiacchierato, è la prima volta che dopo un campionato in Serie A così chiacchierato, ha doti per far molto bene in questa squadra, se ci metterà la volontà che ci ha messo l'anno scorso. Manca invece Travoré per l'infortunio. Quanto dispiace non averlo a disposizione nella preparazione. Purtroppo è così, gli infortuni fanno parte del mestiere del calciatore, quindi speriamo torni in forma, però presto non lo posso dire perché ci vorrà un pochino di tempo, però Giugno è un giocatore forte, uno dei più forti della squadra per doti individuali, però ne dovremo fare a meno per un po' di tempo, sarà uno stimolo per chi potrà giocare al suo posto per far bene e magari non farlo rimpiangere. E si sta costruendo un po' il gruppo del prossimo anno. Che obiettivi vi ponete sia per la classifica, per il gioco?
sicuramente di dar continuità al Sassuolo, perché dopo 9 anni di Serie A il primo obiettivo è iniziare e finire bene il decimo per poi affrontare l'11° in Serie A, confermarci a livello prestativo all'altezza della scorsa stagione e perché no migliorarci. E l'unico modo è migliorare nei numeri, nei gol fatti sarà difficile, nei gol presi forse un po', ci dobbiamo mettere tanto di noi perché la volontà fa tanta differenza. Mister, solo una curiosità, è la seconda volta, se non ricordo male, che inizia una stagione per il secondo anno consecutivo sulla stessa panchina, se non sbaglio era successo in Bergo 5-6 anni fa, come cambia il suo approccio? Se cambia? Beh, è più semplice, per certi aspetti è più semplice, sono contento, sono molto contento di iniziare la seconda stagione, e ovviamente è una continuazione, non è un inizio, no? Per me non è un inizio di una nuova esperienza, è una continuazione, considerando che stiamo dando continuità anche di giocatori, perché ne sono cambiati veramente pochi e speriamo che sia così anche fino a fine campionato, quindi per me è più semplice e è ovvio che magari ho iniziato un pochino a entrare un pochino di più dall'inizio perché la conoscenza è già di una stagione. Grazie. Grazie.